Buongiorno a tutti e benvenuti alla consueta edizione del giovedì del TG Confcommercio Notizie. Partiamo con una notizia flash che ci riempie di gioia. Au cœur de la reprise, Beatrice Cortese, seconda classificata. È di Beatrice che oggi vogliamo parlare, anzi, con lei vogliamo aprire il nostro TG, raccontandola al meglio, così come merita. Siamo fieri del successo ottenuto da questa talentuosa giovane imprenditrice di Confcommercio Valle d'Aosta. Secondo posto meritato e sudato grazie agli innovativi progetti ideati durante il lockdown per far continuare a crescere l'azienda di famiglia Trattoria di Campagna. Beatrice rappresenta l'impegno, il coraggio, la pazienza di un percorso intrapreso all'interno della storica azienda di famiglia, all'interno della quale si è fatta spazio, è stata in grado di creare un suo mondo. E che mondo! Etichette pregiate rare, sapori di un tempo che al meglio si sposano con i migliori palati, ricerca, studio e tanto, tanto amore e passione per ciò che ogni giorno porta avanti per la sua azienda e che rappresenta anche la sua casa, le sue origini, la sua storia. Lo staff di Confcommercio Valle d'Aosta rinnova nuovamente le sue congratulazioni a questa giovane imprenditrice di successo. Siamo fieri ed onorati di averti nel nostro gruppo. La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità e questo è il caso della nostra preziosa Beatrice. E continuiamo il nostro TG con una notizia dedicata ai voucher, alle MPMI per interventi in tema di utilizzo delle tecnologie 4.0. La Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni ha approvato il progetto Punto Impresa Digitale al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici della Valle d'Aosta attraverso la diffusione della cultura digitale tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale. L'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici. Il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica impresa 4.0, implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID. Il bando e la documentazione necessaria per presentare la domanda di partecipazione sono disponibili sul nostro sito www.asconvda.it. Vi ricordiamo che le domande vanno presentate dalle ore 8:30 del 15 luglio alle ore 15 del 6 agosto 2021. E continuiamo il nostro TG parlando sempre di contributi, ma questa volta contributo a fondo perduto per le attività stagionali, approfondimenti e guida operativa dell'Agenzia delle Entrate. Dal 5 luglio al 2 settembre 2021 è possibile presentare via web l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto alternativo ai contributi a fondo perduto automatici, previsto dal decreto Sostegni bis per le attività stagionali. Al riguardo si ricorda che il nuovo contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio di Stato, che nel secondo periodo precedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Visita la pagina del nostro sito per approfondire la notizia e visionare gli allegati dell'Agenzia delle Entrate. E proseguiamo l'edizione del nostro TG parlando di misure anticrisi. 3 milioni per i voucher per l'acquisto dei prodotti agroalimentari. Prosegue il lavoro della Giunta regionale per dare attuazione alle misure messe in campo dall'ultima manovra, appunto, anticrisi.
dopo aver approvato la scorsa settimana le prime due misure dell'indennità ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali, le domande sono aperte da lunedì 5 luglio a partire dalle ore 14 nella seduta di giunta. Infatti, sono stati varati i criteri applicativi per la concessione dei contributi a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità. Nello specifico, la norma prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e agli esercizi che commerciano alimenti e bevande per l'acquisto di materie prime provenienti da aziende agricole regionali del territorio, di prodotti trasformati ottenuti dalle materie prime agricole o di prodotti agroalimentari di origine locale afferenti ai regimi di qualità. L'entità dell'aiuto erogato è pari al 30% delle spese per gli acquisti effettuati nell'arco di tempo compreso tra il 1 giugno e il 29 ottobre 2021. Confcommercio VDA è sempre più formazione. Save the date, mercoledì dalle ore 18 alle ore 19, presso la sala BCC in via Garibaldi Aosta, il nostro consulente Luigi D'Aquino vi aiuterà a districarvi e orientarvi tra bonus partite IVA e gestori B&B, sostegno alla liquidità, consorzi garanzia fidi, contributi per investimenti, indennità per dipendenti, sostegno occupazione piccole e medie imprese, sport e professionisti della montagna, imprese di grandi dimensioni. Non perdere l'occasione. Iscriviti al nostro seminario. Come fare? Molto semplice. Contattaci presso i nostri uffici oppure scrivici a riferimento commerciale@ascomvda.it. Aspettiamo anche te per fare chiarezza. Grazie a tutti per l'attenzione accordataci. Ancora congratulazioni vivissime da parte nostra a Beatrice Cortese per l'obiettivo raggiunto. Stay tuned, a giovedì prossimo.